Consistenti risparmi sulla spesa corrente, maggiori entrate rispetto a quanto previsto e l'erogazione di spettanze erariali da parte dello Stato. Con questi tre fattori la provincia di Arezzo è riuscita a chiudere il proprio bilancio consuntivo 2012 con un avanzo di amministrazione di oltre 15 milioni e mezzo di euro. Risorse importanti che andranno a confluire nel bilancio preventivo per il 2013 da approvare entro maggio. Un bilancio che dovrà fare i conti con il 50% di taglia e trasferimenti da Stato e Regione. È importante andare all'approvazione del Consuntivo 2012 perché questo Consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione che in parte è libero per circa 10 milioni di euro e questi 10 milioni di euro saranno da noi utilizzati per poter pareggiare il bilancio 2013 che altrimenti a seguito di tutti i tagli che abbiamo subito non sarebbe possibile pareggiare. Io sono più che soddisfatto perché in una situazione finanziaria terribile in cui alla, alla provincia sono state tolte 20 milioni in, 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 in un anno o poco più, Riuscire a rispettare il patto, che poi è diciamo, l'elemento fondamentale anche di quello che diceva prima l'assessore Ducci, non è stato cosa facile, l'abbiamo potuto fare perché questo, il nostro servizio finanze è un servizio che funziona.